cazzo, 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 pam, ed è gol, ed è gol, sì, non so che cazzo dire. Ciao a tutti amici di YouTube, benvenuti in questo nuovo video, sono Doppia D e oggi ragazzi siamo tornati su Rocket League. Dato che l'episodio scorso è andato particolarmente bene, porco due che tiro, ora se va in porta, ok, dai, tira, vai dentro, no, che figlio di puttana, ce la farò a fare la intro. Dicevo, dato che l'episodio scorso è andato particolarmente bene, li abbiamo massacrati in modo esagerato, ho deciso di riproporre la cosa, tanto non riuscirà mai come nell'episodio scorso. Per chi se lo fosse perso, ragazzi, guardatevelo assolutamente, perché è stato, io penso, uno degli episodi più belli della vita, cioè, veramente, non potete capire. Dai, questa mia... grandissimo, se l'è buttata solo! Grandissimo, puppa. Questo è un mito, guardate che mito. Mio compagno di squadra gliela passa, attenzione, arriva lui e se la infila dentro. Vabbè ragazzi, sono uno semiprofessionista e uno professionista, vabbè, non sappiamo di quale grado. Comunque sia, io parto ragazzi, ok, c'è lui grandissimo. Spero di fare vivamente una buona partita, non dico un'ottima partita, ma almeno una buona partita, quantomeno vincere. Dai, dai, c'è, è alzata, questa è mia, e dai, dai, e sì, fantastico, fantastico. Fantastico, doppia D, segna subito il primo gol. Ci prova anche il mio compagno di squadra, è stato bravo perché non ha insistito particolarmente. Ragazzi, siamo già 2-0, speriamo di non fare casino. Non siamo in classificata ovviamente, perché è sempre un po' un problema giocare in classificata ragazzi. Prima di tutto perché ci sono i mega pro che spaccano i culi. E porco due, no, che liscino. Se la prendevo ragazzi, se la prendevo era dentro. Se la prendevo era dentro. Dicevo, il problema della cosa della classificata è che sono veramente troppo bravi e poi vengono partite lunghissime. Comunque, siamo sempre nella loro metà di gioco, di campo. E noi ci proviamo. Oddio, oddio va dentro, oddio fantastico, bellissimo. Questa era bellissima ragazzi, subito terzo gol. Abbiamo già un tizio che abbandona la partita perché... ovviamente autogol, stiamo giocando adesso contro un IA. Comunque si andava dentro lo stesso ragazzi, non preoccupatevi. Quindi aspettiamo il prossimo giocatore, speriamo che non abbandoni la partita anche il secondo tizio. Siamo, non so se siamo avvantaggiati o svantaggiati, in questo caso siamo svantaggiati perché l'IA è abbastanza forte. Ok, hanno già recuperato un fottuto giocatore, un veterano, quindi adesso ragazzi... qualcosa mi dice che le cose andranno un pochino peggio. Oh, porca puttana. Allora ragazzi, io vado subito in difesa. Adesso le cose iniziano a diventare abbastanza complicate. Con un veterano in squadra. Con un veterano in squadra. È preoccupante. Infatti già le carte si stanno rimescolando. Guardate, già c'è gente che prova a tirare. Il che non va bene. Non va, porca puttana, no, 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 resta in difesa, ok, ok. Tra l'altro guardate quanto è figo il mio furgoncino arancione giallo fluo che mi sono fatto così per sbaglio e mi piaceva. Dunque ragazzi, intanto che proviamo a... cazzo, 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 pam, ed è gol, ed è gol, sì, non so che cazzo dire. Guardatelo, dai, guardate, si sono fermati tutti, lo sapevano che era gol, lo sapevano, lo sapevano, è veramente, ok, 3 gol, 4-0, dobbiamo, cosa cazzo sto facendo, meno male, meno male, meno male, non avevo la mano sul tastino, che cazzo fai, che cazzo fai, il mio compagno di squadra ogni tanto li prendono queste, padella, no, no, padella anch'io, via dai coglioni, bravo, via dal cazzo. Ok, fantastico. Sembra che l'altro suo compagno di squadra si sia infilato in porta. Non capisco se è AFK. Probabilmente è AFK, sì. E dai, però non è divertente così, ragazzi. Il tizio si è messo AFK. Non so se è andato al cesso. Ah no, ok, si è sbuggato. Oddio, oddio, oddio. E se vai, e vai, è quinto gol. Ne ho fatti 4, ragazzi. 4 gol, fantastico. Partitona immensa, ancora stiamo vincendo come l'altra volta, 5-0 ragazzi, mancano 2 minuti a 0-1. Non devo cantare vittoria perché ragazzi è abbastanza critica la cosa.
Io ci provo. Ok, ci va lui. Non bisogna mai. Questo io gli do la medaglia, ragazzi. Questa è la medaglia. 6 a 0. 6 a 0. No, gli do un bel tiro. Ovviamente voi non lo vedete perché c'è la webcam. Ma gli ho scritto in chat. Bel tiro, fenomeno. Veramente fenomeno. Anzi, gli scrivo anche in chat. GG perché è veramente un fenomeno. E riabbandona la partita il veterano. Rigiochiamo con un bot. E devo dire che mi fanno a questo punto più paura i bot in questa partita. Perché capite un po'. Ecco, vedete, insomma, già iniziano a incazzarsi giustamente perché. Questo è mio. Ok, non è andata mai in porta. Comunque, è recuperabile. Vai! Ti prego, tira, tira, tira! Grandissimo! Grandissimo! Grandissimo, ragazzi, guardate che spettacolo. Guardate il passaggio. Tira sul muro, arriva lui. Grandissimo, ragazzi. Mettetemi piace, metti mi piace. Che spettacolo, ragazzi, il furgoncino. Oh, porca puttana. Andiamo in difesa. Ah no, ok. Hanno trovato il giocatore. È un semiprofessionista. Non so chi. Questo fa i saltoni. Io, ragazzi, li odio quelli che saltano in questo modo. Perché prima di tutto non sono capace. Secondo, non so come fanno a prenderla in tutti i modi. Veramente mi disturbano. Sto figlio di puttana. Ragazzi, dai, sbloccate. Bam! Ok. Lui non c'è. Prova all'indietro. Non so nemmeno io cosa cazzo sto facendo. Io provo a rilanciarla, grandissimo lui che ci riprova. La palla sembra andare dentro, ma non ci riesce. Fantastico, l'ho intercettato. Serve qualcuno in difesa. Porca puttana. Ho finito il cazzo di turbo. Ho finito il cazzo di turbo. Ah, porca puttana, avevo finito il turbo. Porca puttana. Vabbè, dai, ragazzi, non importa. 7-1, 7-1 è un risultato. Più che sufficiente, mancano 39 secondi e tutto può succedere, ragazzi. Ora non credo che vincano, nel senso, io ora non voglio fare pronostici alquanto del cazzo, però insomma 30 secondi dovrebbero fare tipo. Vai, 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 grandissimo, sì, grandissimo, grandissimo. Nostro compagno di squadra, anche lui 4 gol. Io ci sono andato per sicurezza perché, insomma, capite bene. È stato un autogol, teoricamente, ma andava in porta lo stesso. 8-1, ragazzi, abbiamo recuperato con onore il tiro di prima. Qui salto, ok, primo tocco. La palla va a fanculo. E devo dire che, ragazzi, ce la stiamo cavando bene. Questo tizio mi odia perché mi viene addosso. Non capisco. Oddio! No, si andava dentro! Che cazzo sto facendo? Ormai non giocano nemmeno più, si sono demoralizzati tantissimo. Ragazzi, 5 secondi. Se entra non mi interessa per niente perché tanto abbiamo vinto, ma non entra, ok. Ragazzi, abbiamo vinto. Mettete mi piace per favore perché dopo. Oh, abbiamo sbloccato anche il tizio di Fallout. Dopo lo equipaggiamo. E ragazzi, mi raccomando, se vi è piaciuto l'episodio, lasciate tanti like. Scrivetemi qui sotto cosa ne pensate della mia performance in questa fottuta partita. E sta andando veramente bene, dai, sta andando veramente bene. Anche la partita scorsa è stata fantastica. No, cioè, questa non è stata come quella scorsa. E ripeto, guardatevela perché è bellissima. Ragazzi, ripeto, se vi è piaciuto l'episodio mettete tanti like. Consigliate il canale ai vostri amici, mi raccomando, fatelo, consigliatelo. Perché così potete guardarvi i miei video tutti insieme. Mi raccomando, se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi. E ragazzi, da Doppia D è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!